Niente ragazzi, stamattina ho paura dell'ascensore, non lo so, mi prendono queste paure, veramente, mi prendono queste paure, veramente roba, cioè veramente è uno schifo, come si fa a vivere così? Mi prendono queste paure qua, è uno schifo, veramente, non si può, pieno d'ansia, non lo so, mi hanno rovinato sti bastardi. Mi hanno rovinato, ragazzi. Voi ridete, cioè ridete, non lo so cosa farete. Mi hanno rovinato sti bastardi. Sono le 8:30, io dovevo stare già al lavoro. Non riesco a prendere l'ascensore. Mi hanno rovinato. Rovinato, mi sento male con me stesso, veramente. Uno schifo. Mi hanno rovinato. È brutto. È brutto, vai giù. Brutto, non lo auguro a nessuno. Mi hanno rovinato, rovinato, veramente, che schifo. Mi hanno rovinato, mi tocca scendere a piedi. Mi hanno rovinato. Non si capisce nulla, nulla. Nulla. Cioè, come si fa? Come si fa? Come si fa, ragazzi, come si fa? A parte che da sopra non si respira proprio, non c'è una finestra aperta. Di che stiamo parlando? Non c'è una finestra aperta. Vedi qua come si respira. Siamo arrivati appena adesso, pensa tu. A piedi ragazzi, a piedi. Che schifo, mi hanno rovinato. Mi hanno rovinato ragazzi. Ascensore di merda. Mi hanno rovinato, rovinato. Volevo dire la mia quando riguarda Milik, ragazzi. L'incontro della Juve ha scelto, ok. Milik verso Tonino, One Football. Volevo dire la mia, no? Volevo dire la mia su Milik. A me fondamentalmente mi piace Milik. A me fondamentalmente mi piace Milik. Quindi a me non ci sono problemi. Cioè, lo conosco come giocatore. A me piace. Ti devo dire la verità, a me piace. Quindi non mi interessa che cosa pensa la gente. A me Milik piace. Lo conosco, lo conoscevo. L'unico problema sono gli infortuni, ma a me piace Milik. È inutile che dite Depay, non Depay, Depay vuole 9 milioni. Io Milik lo conosco e come vice me lo tengo a stretto. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate like, mettete un mi piace, ciao, adio.